Si apre con un doppio appuntamento l'ottava edizione di Musica per i Borghi, con il soul di Jenny B e l'omaggio a Fred Buscaglione dei Buscaia, quindi un ricco cartellone anche quest'anno. Jenny B è meglio conosciuta come cantante soul, ovviamente dal grande pubblico, perché ha fatto Sanremo, insomma, e la sua voce richiama quelle atmosfere lì. Però Jenny in questa serata canterà delle cose un po' diverse, anche perché lei è innamorata di Cuba e passa 6-7 mesi all'anno a Cuba, quindi porterà su questo palco una ventata di musica caraibica. La sentirete in una versione molto particolare, è stata scelta anche dalla direzione artistica del maestro Vessicchio proprio per questa peculiarità, un repertorio originale che non si è mai sentito nei suoi concerti. Questa sera ripercorreremo un progetto che abbiamo presentato il novembre scorso alla Settimana Internazionale della Cultura a La Habana attraverso il Ministero di Cultura e l'Ambasciata Italiana, dove abbiamo fatto un connubio tra musica sacra italiana, appunto prendendo tre brani della Piccola Messa Solenne di Rossini, mettendoli invece in uno stile più cubano, utilizzando strumenti chiaramente caraibici come tamburi, congas, eccetera. Poi abbiamo preso tre brani invece della tradizione folcloristica cubana e le abbiamo invece dato gli archi, i cori, le sonorità, i colori musicali della musica classica. E poi aggiungeremo due brani originali, uno è una poesia che ho scritto per una cantante cubana che non c'è più, che si chiamava Celeste Mendoza, e l'altro è un brano che si intitola Canto Madrigal. Dopodiché faremo un omaggio a Cuba con un canto che appunto si intitola Cuba Linda e speriamo che le persone apprezzino. Una commemorazione del 50° anno dopo la scomparsa di Fred Buscaglione, c'è questo gruppo divertentissimo che si chiama Buscaglia, che eseguono i brani di Buscaglione con lo stesso organico orchestrale e con gli arrangiamenti originali, una chicca. Questo è un gruppo che è nato ormai una quindicina di anni fa, era sempre maggio, abbiamo iniziato il primo concerto nel 95 ed è nato con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di rimorchiare più donne possibili. Eravamo in un locale ed è riuscito anche abbastanza bene, dopo 15 anni c'è anche chi si è già sposato e la cosa è riuscita abbastanza bene. E naturalmente Fred Buscaglione era uno che di queste cose se ne intendeva e quindi abbiamo fatto tutta la scaletta dei nostri concerti con Fred Buscaglione come stella. E siamo qua per festeggiare 50 anni dopo la musica che Fred Buscaglione 50 anni fa ha dato al mondo, che ha un seguito anche 50 anni dopo. Il programma di Musica per i Borghi andrà avanti fino a luglio, ma da segnalare c'è sicuramente il concerto di solidarietà per le vittime del terremoto di Spina. Sì, diciamo che abbiamo iniziato da San Biagio e Spina, che sono stati un po' l'epicentro di questo sisma che li ha danneggiati in maniera molto evidente. A Spina abbiamo chiamato comunque per fare questo incontro con le persone comunque disagiate che hanno avuto questo problema molto triste, perché mi risulta che ci siano 600-700 famiglie che hanno perso la casa, e quindi abbiamo chiamato degli artisti che sono stati vicini e che hanno cantato già Musica per i Borghi, che si sono resi disponibili come Grazia Di Michele, Francesco Di Giacomo del Banco, quindi insomma sarà una bella serata. Speriamo appunto che dalla partenza di Musica per i Borghi possa anche ripartire la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto e consegnarle quanto prima a quei cittadini che sono stati colpiti gravemente. Quindi un'attenzione non solo alla musica etnica e popolare ma anche al sociale. Sì, certo, io devo ringraziare il maestro Vessicchio perché ha subito colto l'importanza di questo messaggio da trasmettere, insomma, a tutta la cittadinanza e a tutte le popolazioni più direttamente colpite. Qui a San Biagio, a Spina, saremo a Castiglione della Valle, che sono un po' i tre centri simbolo appunto del terremoto. E d'altra parte voglio sottolineare il fatto che per me è un fatto appunto di grande significato, quello per cui
i tagli che noi stiamo oggi vedendo operati anche alle attività e alle manifestazioni culturali comunque non ci impediscono di poter allestire un cartellone, come dicevo, di elevata qualità e di poter mantenere la gratuità di tutti gli eventi, che è un fatto importante perché appunto la cultura, l'intrattenimento, il divertimento sono diritti che vanno garantiti appunto in modo trasversale e democratico.